Buon pomeriggio, ben ritrovati. Tutti in forma. Abbiamo scritto nel titolo ad iniziare dalla sottoscritta e dal nostro regista che oggi deve stare particolarmente attento. Allora, per evitare di predicare bene e razzolare male, oggi con la nostra nutrizionista iniziamo parlando di alimentazione in gravidanza. Cercando di evitare tutti quelli che sono gli errori più comuni da quel vecchio adagio del si mangia per due, che ancora resiste e persiste nonostante tutto. Buon pomeriggio a Valentina Mazzucca, ben ritrovata soprattutto. Grazie Allora, non si mangia per due, ma c'è da sfatare anche l'altro mito che bisogna metter su tra i 9 e i 12 kg. Non sono una misura standard per chiunque. Uno dice, vabbè, io parto già bene o parto male. Come ci si può regolare? sì, ci può regolare sicuramente affidandosi innanzitutto a un bravo ginecologo che comunque abbia una visione un po' più ampia rispetto a quello che è l'alimentazione o la nutrizione, che poi sono due cose un po' diverse. Sì, il gold standard ci dice che dai 9 ai 12, massimo 13 kg. Dovrebbe prendere la donna in gravidanza, ma secondo me ovviamente ci sono poi dei criteri che non vanno assolutamente sottovalutati. Vuoi ad esempio una patologia particolare come può essere una donna diabetica? Perché no? Quindi poi ci sono anche dei canoni e degli stili alimentari che devono essere seguiti e perseguiti anche subito dopo la gravidanza e anche durante poi la famosa fase dello svezzamento. In linea generale comunque una donna che gode di ottima salute, ecco, 9, anche 8 kg, 9, 10 vanno più che bene a mio avviso. E come si fa? Perché un conto è dirlo e un conto poi è rendere nella praticità di tutti i giorni, nella quotidianità di tutti i giorni, di tutte le ore soprattutto, rimanere nel range che è prescritto, che prevede insomma di evitare stravolgimenti di linea. Allora, diciamo la nota dolente dei 9 mesi è che nei primi 3-4 mesi la donna si lascia completamente andare, ma non per colpa sua assolutamente, perché comunque fisiologicamente ci sono dei cambiamenti ormonali e sbalzi ormonali che portano comunque a ricercare carboidrati complessi, ad esempio come può essere la pasta, il pane, eccetera, o comunque degli alimenti particolari che prima non si sarebbe mai sognata di andare a ricercare. E poi l'altro periodo particolare è quello dell'ultimo trimestre, prevalentemente l'ottavo mese. L'ottavo mese è il mese, secondo me, clou della donna in gravidanza, perché lì, svolgendo, spesso capita che sento anche donne appunto in attesa che l'ultimo trimestre tendono paradossalmente a fare meno attività fisica intendo camminate o comunque stare anche all'aria aperta, ecco, passeggiate, brevi o lunghe che siano. Lì è sbagliatissimo, proprio perché lì noi dobbiamo concentrare tutte le nostre ultime energie prima della nascita, in quanto la lunga camminata comunque porta poi ad un travaglio molto più sereno, il mangiare correttamente porta ad un travaglio e anche ad una nascita meno traumatizzante anche per il neonato stesso, e soprattutto l'ottavo mese, stavo dicendo, si riescono a mettere addirittura anche 4 kg in più. Ecco perché poi non ci troviamo più appunto nel famoso range dei 9-12 kg. Se si inizia male, poi diventa. Ma si Sì. può recuperare in corso Sì, d'opera? assolutamente, sì, ripeto, dal quarto fino al settimo mese, ecco, la donna deve dare tutto il meglio di sé, nel senso sia per acquisire ancora di più questo status di mamma, camminando, ripeto, stando molto all'aria aperta, non c'è bisogno di fare chissà quale attività fisica particolare, basterebbero le famose 30-40 minuti al giorno di camminata, ovviamente in orari, vabbè, il periodo estivo ormai purtroppo è finito, ahimè. In orari ovviamente non troppo caldi o comunque se è una gravidanza portata nella stagione autunnale o invernale, ovviamente non nelle ore più fredde, e soprattutto bere la famosa acqua che purtroppo non fa nessuno. Ecco perché poi si creano meccanismi particolari nell'organismo. Uno degli errori più classici è, a proposito dei 2 litri di acqua, non bevo perché mi sento gonfia e quindi non ho voglia di assumere
altri liquidi. Che cosa succede in realtà al nostro organismo? Allora, non ho voglia appunto di bere perché mi sento già gonfia, probabilmente è dovuto anche al fatto che si fa un'alimentazione molto ricca di sale. Non vuol dire che io cucino, metto sale in abbondanza, non è solo quello, noi il sale lo troviamo dappertutto, dai cibi precotti o comunque da cibi particolarmente confezionati in un certo modo, e noi spesso non ce ne accorgiamo. Quindi il consiglio che do anche a casa è leggere sempre bene le etichette. Perdiamo un minuto in più a fare la spesa, ma sicuramente ci rendiamo conto anche di effettivamente che ci sono dei cibi a noi completamente ignari del fatto che contengano sale, che lo contengono. E in più io consiglio sempre, anche prevalentemente per la donna in gravidanza, meno sale, se non ovviamente sale iodato in pochissime quantità, o il famoso, che ripetiamo spesso, il famoso sale dell'Himalaya, che sarebbe il sale rosa, in vendita in tutti i supermercati, quindi niente di straordinario da reperire. Ne utilizziamo molto di meno, in più facciamo un grande aiuto sia al nostro sistema nervoso, evitiamo soprattutto problemi a lungo termine come possono essere patologie come il Parkinson, cerchiamo comunque di evitare questi sintomi, anche l'Alzheimer, comunque agisce a livello delle cellule degenerative del sistema nervoso, e anche cerca di allevare a volte questo sale rosa anche problemi come artrite o comunque reumatismi vari. Quindi è fondamentale, secondo me, ridurre al minimo essenziale l'utilizzo appunto del sale, soprattutto nella donna in gravidanza e soprattutto nell'ultimo trimestre. Quanto è vero l'alibi delle donne in gravidanza che hanno messo su chili? No, dottoressa, non si preoccupi, sono tutti liquidi. No, non è vero. Credo un 10% ci sia di fondo di verità, ma no. No, più che altro, ripeto, è probabilmente il fatto che spesso purtroppo il ginecologo, anche ovviamente il più bravo nella zona, spesso tende a sottovalutare, ecco, alcuni sia accostamenti di cibo, che spesso sono sbagliati in una persona normale, figuriamoci comunque in una persona che a sua volta sta dando la vita ad un'altra persona e quindi dovrebbe teoricamente alimentarla bene. Ripeto, poi purtroppo non seguendo bene un'alimentazione nell'arco della gravidanza si tende spesso ad assoggettarsi, ecco, ai bisogni che ha la donna in quel momento, ripeto, dal fatto degli sbalzi ormonali, e quindi ci possono essere settimane ricche di snack o schifezze varie, poi con settimane assolutamente di cibi tutti al naturale, al vapore, eccetera, eccetera, per poi ricominciare. Anche queste cose ovviamente non vanno bene, perché l'organismo subisce uno stress. E l'altro alibi, così sfatiamo tutti i miti oggi, almeno cerchiamo per evitare di commettere altri errori. Cerco di mangiare tutto, anche i fritti, anche le schifezze, tra virgolette, così il bambino non avrà allergie perché le ha già provate nella pancia. Lei sorride perché forse tante volte le hanno fatto questi ragionamenti. Purtroppo sì, è capitato, seppur raramente, quindi già gioisco di questo, nel senso che, però non è assolutamente così, ecco, perché poi ci allacciamo al discorso dello svezzamento. È là che il problema in realtà sorge, lasciando stare patologie che potrebbe avere il nascituro fin da subito, o comunque allergie ad esempio a un farmaco o a un alimento particolare, ma non è data assolutamente dall'alimentazione che fa la mamma. L'alimentazione che va a fare la mamma è sicuramente legata poi al fatto di una salute a lungo termine, che non implica il fatto di avere poi delle intolleranze e delle allergie, a mio avviso. Ripeto, fondamentale è la fase dello svezzamento, perché lì purtroppo ancora oggi si fanno degli errori madornali, come quello di svezzare il bambino già dal quarto mese o quinto mese. A mio avviso è sbagliatissimo. Da studi fatti ovviamente e con pediatri ovviamente a livello nazionale, spesso ci siamo trovati a dire che il fatto di svezzare troppo presto che cosa implica? Saranno bambini futuri ipertesi. Tuttora purtroppo capita che il pediatra non va a misurare la pressione al bambino ed è sbagliatissima. Ci sono stati dei casi l'anno scorso, ricordo 2 o 3 nel mondo, che sono morti di ictus, bambini di 10 anni. Perché? Perché erano degli ipertesi e spesso ovviamente questa cosa viene completamente tralasciata. Basterebbe semplicemente anche in famiglia
una volta a settimana, ecco, tranquillamente perdere i 10 minuti di tempo, misura la pressione al nostro bambino. Anche ai bambini più piccoli. Assolutamente, sì. Stessa cosa vale per bambini che possono essere futuri celiaci. La celiachia può essere legata a fattori genetici, ma può essere anche legata semplicemente ad infezioni, a somministrazioni di farmaci, c'è sempre un minimo di predisposizione, o comunque può essere legata anche al fatto che si sono introdotti troppi cereali, troppi fin da subito, cosa sbagliata. L'utilizzo anche di alimenti allergizzanti, come può essere l'uovo, oppure il pesce particolare, ovviamente non si dà da subito, però ci sono delle linee guida che raccomandano ad esempio l'uovo dal nono mese, per me è sbagliato, o comunque dare semplicemente solo il bianco, solo il rosso, credo che sia sbagliato, bisognerebbe aspettare, anche ritardare di un mese l'introduzione di determinati alimenti, in modo tale che comunque diamo tutto, ma senza sovraccaricare ovviamente l'organismo del neonato, che da che si trovava ad inserire solo latte, si trova ovviamente a dover metabolizzare troppi alimenti. In più ricordiamoci che poi non è formale, gli organi interni non sono completamente formati, ecco perché poi ci sono questi tipi di patologie. Stessa cosa dicasi del diabete, stessa identica cosa. Il cucciolo di uomo è molto diverso rispetto agli altri di madre natura, e lo vediamo anche nell'allattamento, che dura più tempo. Sì. Forse abbiamo troppa fretta di svezzare i bambini. Secondo me sì, ecco, fino a una decina, ecco, di anni fa c'era ancora la concezione di svezzare, ecco, intorno al quinto o sesto mese, il che ovviamente è, ripeto, è un mio parere questo, nel senso siamo comunque ancora lì al limite. Oggi da 3 anni circa mi sto rendendo conto che spesso iniziano a svezzare sì già al quarto mese. Ripeto, per me è sbagliato, perché comunque ci sono alla base ovviamente dei fatti, non sono teorie, è fattistica quello che il bambino non è formato in determinati ovviamente organismi deputati alla metabolizzazione di carboidrati o di altro. Comunque il sovraccarico che gli si dà, a mio avviso, non fa bene, o comunque saranno, ecco, i futuri obesi poi, perché alimentazione sbagliata fin dall'inizio, sovraccaricare il bambino di troppi alimenti è sbagliato, cioè lo vedo anche ovviamente lavorando anche con pediatre, e ci sono dei casi veramente marginali, parliamo di bambini di 6 anni che pesano 51 kg, cioè quando un adolescente, siamo lì, proprio perché comunque a monte c'è stata un'alimentazione sbagliata. Lasciando stare che il bambino comunque va a ricercare la merendina, il dolcino particolare, ma spesso siamo anche noi genitori che sbagliamo. Nel senso, iniziamo a dare, c'è tempo per tutto, ecco, penso questo, ci sia tempo per dare tutto. Per evitare di dare anche qualcosa, c'è sempre il tempo, poi lo scoprirà più in là. Siamo non avere fretta. Non avere assolutamente fretta, no. L'ultimo luogo comune, così chiudiamo il cerchio sulla gravidanza, ovviamente se qualcuno da casa ne ha altri che ben vengano, è utile mettere qualche chilo in più, perché poi con l'allattamento al seno i chili si perdono subito. Non è assolutamente così. Vero. Assolutamente, è fondamentale poi nel momento in cui si inizia ad allattare, ovviamente ecco lì inizia poi la vera dieta, tra virgolette, che dieta sta per stile di vita, ecco, quindi lo stile di vita della mamma inizia lì, dall'allattamento, quindi mangiare determinate cose, non è vero che se mangia quel cibo piccante il latte sa di piccante, tranne nel caso in cui ad esempio a me vengono in mente verdura verde come può essere il broccolo, in quel caso è vero, ma non che il bambino possa avere reazioni particolari. Se si trova predisposto il bambino in quella giornata e la mamma ha abusato di un buon piatto di broccoli, sì, cotti in qualsiasi modo, probabilmente si può veicolare attraverso il latte e quindi avere delle colichette, proprio perché il bambino non è abituato a ricevere quel determinato di cibo, non perché ecco, non sia gradito a lui o comunque il latte risulta essere contaminato, tra virgolette, non è così. Quindi anche il fatto di mettere più chili per avere una montata lattea eccellente non è affatto vero. Cioè io ho visto anche persone a me vicine, indipendentemente dal paziente o meno, dalla donna in gravidanza, che erano magrissime, hanno portato una gravidanza magrissime anche lì, hanno messo i giusti chili ed hanno dei figli che sono veramente degli omoni a 2 anni.
rispetto ovviamente ad altre persone che hanno messo tantissimi chili, un seno molto prominente e molto gonfio e che purtroppo poi alla fine dei conti non c'era latte. Non ha portato i risultati sperati o che si erano immaginati. Spesso e volentieri incide anche la paura dell'attività fisica. Sì, incide, secondo me, a mio avviso assolutamente immotivata, se non ovviamente, ripeto, non essendo ginecologo mi permetto di dire ovviamente la mia opinione, se non ovviamente in casi in cui ci sono state le famose minacce d'aborto nel primo trimestre, ecco lì allora bisognerebbe fare attenzione, altrimenti secondo me l'attività fisica, soprattutto in acqua, una cosa meravigliosa sia per il bambino che per la mamma, perché in quel modo la mamma lavora per due volte rispetto a quello che potrebbe fare ovviamente normalmente fuori dall'acqua, e il bambino ha questa coccola continua dell'acqua e questa dolcezza che lui sente e di conseguenza si rilassa in modo tale che non sarà un bambino snervato come purtroppo sta capitando ultimamente, vedere questi bambini iperattivi, agitati, ma sarà sicuramente un bambino molto più consapevole e più rilassato, ma anche, ripeto, ottime, fa benissimo l'attività fisica, la camminata, senza correre, senza fretta, si fanno lunghe passeggiate anche di un'ora e soprattutto nell'ultimo trimestre che è quello più, è il periodo più cruciale. Bambini iperattivi, colpa anche dello zucchero? Sì, colpa dello zucchero, ripeto, lo zucchero è un po' come il discorso prima del sale, noi pensiamo zucchero sia il dolcino, il cioccolatino, ma in realtà non è così, che lo zucchero, noi, la pasta è zucchero, sono carboidrati complessi, cioè sono zuccheri complessi. Quindi abusarne troppo, ecco, anche sempre nel periodo della gravidanza sicuramente non porta a nulla di buono, il pane è zucchero. Nel senso, sono carboidrati complessi, per parlare in maniera molto volgare, ecco, per farci capire. Quindi abusarne troppo non vuol dire, no, guarda, io dolci li ho eliminati, quindi non capisco come mai. No, ricordiamo che pasta, pane, cereali vari e cereali quindi poi utilizzati per fare la pasta ovviamente sono ricchissimi di zuccheri, usufruibili, nell'arco di un'ora noi l'abbiamo già eliminato, ecco perché la pasta viene utilizzata anche da chi fa il maratoneta ad esempio, il maratoneta utilizza sempre il piatto di pasta perché è energia fruibile che attiva tutti i meccanismi ovviamente di dispendio energetico per poi finire là la cosa rispetto ovviamente al dolcino che comunque ha una metabolizzazione diversa. Quindi ecco, dobbiamo anche avere una visione un po' più ampia di che cos'è lo zucchero e dove si trova, di che cos'è il sale e dove riusciamo a trovarlo. L'iperattivismo è una patologia molto diffusa ultimamente che potrebbe essere legata, perché no, al fatto che comunque c'è un'alimentazione sbagliata sia della mamma o comunque anche alimentazione sbagliata nel bambino, ecco. Cattive abitudini, orari completamente sbagliati. Poi il bambino ha bisogno di avere degli orari precisi, secondo me, perché è l'unico metodo proprio di ritmo circadiano, nel senso che il bambino sa che a quella determinata ora può utilizzare questo tipo di alimento, può concedersi il suo sfizio preferito, deve mangiare questa cosa. E in più, riferendoci già al bambino un po' più grandicello, ecco i 3-4 anni, non allarmiamoci se ci rendiamo conto che nostro figlio non ha voglia assolutamente di mangiare, perché dai 3 anni in poi, fino ai 5, ecco adesso non vorrei ricordare male, il bambino riesce a riconoscere dai 12 ai 15 alimenti. Quindi nel momento in cui noi inseriamo la verdura oppure un determinato tipo di verdura particolare a lui completamente ignara e sconosciuta, inizierà a fare capricci, dice no, questo non lo voglio. Quindi non allarmiamoci anche in questo caso. Pensate, ovviamente non è la regola, che un bambino può stare senza mangiare anche 2 giorni. Quindi se ci rendiamo conto che nostro figlio anche un giorno ha mangiato esclusivamente un po' di pane, troppo poco, ecco, non allarmiamo. Ovviamente poi si prendono provvedimenti nel momento in cui ci rendiamo conto che comunque questa cosa persiste, ma ricordate sempre il fatto che dai 3 ai 5 anni riconosce dai 12 ai 15 alimenti. Quindi già inserendo cose nuove poi durante anche la crescita del bambino, ecco, spesso ecco perché ci sono poi capricci, tra virgolette, comunque lo storcere il muso rispetto a una cosa è soltanto paura di ciò che non si conosciamo. Conosce, esatto, sì. Quindi è anche importante poi presentarla in un determinato modo, ecco,
Non c'è bisogno di creare smile, come vedo spesso in televisione, per far mangiare i bimbi, perché secondo me è controproducente questa cosa. Nel senso che poi sarà abituato fino all'età della pubertà, voglio dire agli 11-12 anni, a mangiare quel determinato tipo di alimento in quel modo, come lo cucinava mamma. Invece è importantissimo, ecco, cambiare sempre il modo proprio di presentazione anche del piatto, niente di elaborato, però è fondamentale questa cosa, in modo tale che si abitua, sa quello che a lui fa bene, riconosce le cose che lui non tollera, perché anche il bambino ha i suoi giorni dove ha la pancina gonfia, data dal fatto che ha mangiato male, o comunque c'è quell'alimento che lui dà fastidio. Quindi è importante anche ascoltare il bambino dall'altro lato, dargli determinate cose mirate, secondo me poche ma buone, sono di questo parere, e in modo tale che poi nella fase della pubertà, ci spingiamo più in là, comunque ci sia una crescita poi ovviamente oggettiva, ponderale, sana, ecco, sana, non avere ragazzi poi in sovrappeso, comunque eccessivamente magri, perché poi ci sono anche lì degli sbalzi ormonali e delle modifiche evidenti che apportano poi una serie di meccanismi particolari. Lì dove mangiava come un lupo fino a 9 anni ed era magrissimo il bambino, capace poi, che subito dopo si sbilancia tutto, ovviamente la bilancia penderà dal lato dell'obesità. E quindi poi spesso ci troviamo di fronte a casi dove anche i genitori stessi non sanno come affrontare la cosa, o anche viceversa. Per tornare ai più piccoli, associare il cibo al gioco può essere controproducente? In alcuni casi sì, nel senso che il bambino poi vedrà sempre, appunto, a mio avviso, il momento del mangiare o comunque dell'essere richiamato a tavola, ricattandolo, tra virgolette, vieni che comunque noi, se mangi questo determinato piatto, dopo ci sarà questo premio per te, che può essere il gioco, può essere comunque un alimento particolare a lui gradito. O comunque associare semplicemente il mangiare lasciandolo giocare a un videogioco, o comunque con questi tablet ultimamente ormai non si capisce nulla, cioè stanno inchiodati lì e di conseguenza anche i bambini, anche i genitori, per farli mangiare, proprio perché purtroppo non c'è più tutto questo tempo a disposizione, diamo il piatto, mangio mentre giochi, va bene. Sbagliato, perché comunque il bambino in quel modo non sta metabolizzando come dovrebbe. C'è una digestione, ci sarà una digestione molto più lenta, ovviamente lui non ne risente assolutamente, però a lungo andare si hanno problemi, tipici problemi che si hanno poi da grandi sono i disturbi funzionali, colite, gastrite, sono dovuti anche questi da un'alimentazione errata. Eppure si pensa, il bimbo si distrae, riesco a fargli mangiare anche la verdura perché nel frattempo sta guardando il cartone animato, gioca con la bambolina, cioè si capisce proprio che gli occhi del bambino sono rivolti altrove, apre la bocca forse un po' per inerzia, però questa cosa poi ha degli effetti negativi sulla digestione. Sì, ha degli effetti assolutamente negativi, perché comunque probabilmente mangerà male in fretta, anche se non si rende neanche conto di quello che sta mangiando, tra virgolette, male in fretta, ingurgitando aria, di conseguenza ci sarà una digestione completamente sbagliata fin dall'inizio, perché purtroppo ci sono degli alimenti, cioè non purtroppo, ci sono degli alimenti che iniziano ad essere digeriti dalla bocca, i carboidrati, già con la, si attivano tutti gli enzimi nella bocca e di conseguenza abbiamo già un 50% digerito in bocca e siamo tranquilli. Spesso noi mangiamo la pasta ma la ingoiamo, questo è l'effetto, poi e tutto torna purtroppo. E spesso questo fatto di fargli mangiare un alimento nuovo, ad esempio, mentre il bambino sta giocando, che cosa succede? Che il bambino appunto non si rende conto di quello che sta mangiando. In quel momento noi siamo soddisfatti perché, ah ecco, sta mangiando, ha mangiato finalmente, finalmente quel piatto che ho provato in tutti i modi. Ma in realtà lui, riproponendogli nuovamente nelle successive giornate lo stesso piatto, senza avere distrazioni, tra virgolette, lui lo negherà assolutamente. Perché non riesce ad associare visivamente, sì, il gusto che ha provato. Purtroppo sì, è così. Quindi sono sempre del parere, insistiamo una volta, ripeto, siamo in una società dove il tempo ormai è tutto. I genitori comunque tutte e due lavorano e spesso non si ha proprio la,
la pazienza, il tempo e la qualità di vita giusta sia da infondere nel bambino e sia ovviamente a livello anche alimentare. Quindi poi si fa fatica, si fa confusione e poi purtroppo si ci deve rivolgere. A mio avviso dico purtroppo perché nel bambino è triste vedere i bambini sovrappeso. Trovo che sia una cosa, ripeto, se non ci sono ovviamente patologie particolari legate ovviamente al sovrappeso o comunque problemi di crescita. È triste perché vuol dire che non c'è stata la dovuta attenzione da parte dei genitori o comunque da parte anche della società che va a circondare quel bambino. Quindi è molto importante secondo me tirare le redini subito della situazione, cercare di ottimizzare al meglio il passo del bambino, fargli fare più passi durante la giornata in modo tale che si inizia a riattivare di nuovo a livello metabolico il tutto e quindi il bambino che è in sovrappeso con calma e senza pressione, ecco, o sentire il carico già fin da piccolo della famosa dieta, che ovviamente non si può sentire, comunque inculcando appunto che mangiando bene lui avrà tanti benefici a lungo termine, ecco, si sentirà sicuramente più motivato e si perderanno quei chiletti in più, che possono essere anche ritenzione idrica, anche nel bambino. Anche nel bambino. Assolutamente, la ritenzione idrica non conosce nessuno. Età. Allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Nuovo in studio, no, volevo tranquillizzare il regista, non mi è venuta fame. Nel frattempo, caro Amedeo, siamo ligi al nostro dovere di future mamme in forma, almeno durante la trasmissione. Poi vediamo, quest'ora facciamo le brave. Allora, dottoressa Mazzuca, c'è una grande paura che interessa tutti i neogenitori, che è quella relativa alle allergie alimentari. Io uso il termine allergia anche se non è corretto, perché non si tratta sempre di allergie, alle volte possono essere più semplicemente delle intolleranze del bimbo. Assolutamente, sono due cose appunto completamente diverse, perché una sono, si vanno ad attivare appunto tutti quei meccanismi che stimolano fattori allergici come l'istamina. Chi è allergico, adesso faccio un altro esempio, chi è allergico al polline è perché ha la reazione data dall'istamina che noi abbiamo nel nostro organismo, che si attiva e quindi inizia a mandare questi segnali, ovviamente ha una reazione praticamente contro se stessa, si prende a schiaffi da sola questa istamina. E la stessa cosa vale anche in campo alimentare, quindi spesso uno dice sono allergico a questo alimento, quando in realtà potrebbe semplicemente riprovare, e ovviamente in una quantità assolutamente irrisoria, a reintrodurlo nell'alimentazione, e spesso e volentieri si hanno effettivamente degli effetti positivi, nel senso non ho avuto alcun tipo di reazione. L'allergia invece è cosa un po' più seria a mio avviso, perché l'allergia spesso trova appunto, lascia il tempo che trova, ma spesso può cronicizzare. Non sempre viene un'allergia forte che possa portare ovviamente a gonfiori evidenti o comunque all'utilizzo di farmaci pesanti per farla andare via, ma spesso si possono avere semplicemente delle reazioni a livello topico, come può essere una semplice un prurito che lascia, ripeto, il tempo che trova nel giro di poche ore, non ci si fa neanche caso e si continua tranquillamente a utilizzare sempre lo stesso alimento, che a sua volta però da acuto questo alimento può cronicizzare, come dico io, e di conseguenza poi si possono avere delle vere e proprie intolleranze. Ed entriamo nell'altro campo. L'intolleranza anche qui, ci sono delle intolleranze che spesso sono a lungo termine, possono completamente svanire, e altre invece che comunque, vedi ad esempio il famoso caso della celiachia, sbagliatissimo dire che è un'intolleranza a glutine, ma là parliamo poi da enteropatia da glutine, molto più corretto. Quello ovviamente è una cosa che chi ne soffre o chi viene colpito, come abbiamo detto prima, perché si può instaurare il meccanismo di questa intolleranza da un virus, da farmaci assunti sbagliati che in quel momento hanno attivato appunto questo tipo di gene, che è il Q2 e il Q8, e spesso si può fare semplicemente come informazione anche il test genetico proprio riferito alla celiachia, anche
per le donne in gravidanza, secondo me si può fare tranquillamente sotto il parere di un ginecologo, perché no, capire se c'è comunque una predisposizione a lungo termine. Però ripeto, mi viene in mente ovviamente per il bambino l'uovo subito, che è quello clou, l'alimento clou. Spesso si hanno delle reazioni allergiche, come ad esempio la pelle completamente desquamata, con fuoriuscita anche di sangue, purtroppo è capitato, ma a lungo termine, reinserendo questo alimento, non dico settimanalmente, ma anche a livello di 15 giorni, 20 giorni, parzialmente, poi in toto, ad esempio l'uovo, sotto tante forme, frittatina o comunque alla cocca, eccetera, eccetera, ecco, ci rendiamo conto che poi nostro figlio in realtà, con le dovute cure, che possono essere anche delle cure naturali, il pediatra ovviamente ha molta più coscienza in queste cose, svanisce, finisce là questo tipo di reazione allergica all'uovo. Poi ci sono anche delle intolleranze particolari, o comunque poi si può entrare nel famoso ciclo di bambini fagici, quindi parliamo del favismo poi. Favismo non si intende le fave, che a volte sento dire delle cose, favismo è la fa... no! Favismo è perché viene completamente inattivato, si chiama glucosio 6 fosfato deidrogenasi, che aiuta a metabolizzare. Se viene inattivato, mangiando io anche un piatto di pasta, posso avere una reazione. Le fave ovviamente sono il cibo incriminato per eccellenza per questo tipo di patologia, perché questa è una patologia, e comunque tutto ciò che ha a che fare ovviamente con il cereale, col grano, può essere veicolo ovviamente di inattivazione di questo enzima. E quindi poi bisognerebbe stare attento un po' a tutto, addirittura anche al vino, poi ci deve essere una certa accortezza, perché ci possono essere le sostanze che è a contatto con l'aria durante la lavorazione, ecco, per essere proprio estremizzanti. Ma comunque io sono del parere che sia per quanto, soprattutto per quanto riguarda l'allergia, ci può essere una reversibilità, non è definitiva l'allergia, assolutamente. È anche vero che non possono essere fatte le prove allergiche fino ai 3 anni per i bambini, quindi non possiamo sapere a priori quali alimenti possono nuocere al bambino. Là, secondo me, sarebbe opportuno da parte appunto del genitore, ecco, osservare molto durante i pasti, perché spesso, o comunque dopo, anche nelle successive 2 ore dalla digestione, comunque dal pranzo e dalla cena, per quanto il tempo ovviamente possa concederci questa questa osservazione, nel senso che spesso si hanno dei piccoli campanelli di allarme che ovviamente non vengono non sottovalutati, non ci presta molta attenzione. Quindi ecco, sarebbe, soprattutto nel primo anno, anno e mezzo, fine 2 anni, secondo me, prima poi di accedere ovviamente a degli esami particolari, proprio per conoscenza, capire anche mio figlio a cosa allergico, a cosa meno, o intollerante, osserviamo molto i nostri bambini, perché spesso mandano già i segnali. Anche il fatto stesso, capita a volte di non riuscire ad andare al bagno regolarmente, avere una defecazione regolare o anche una minzione regolare, oppure ci rendiamo conto che nostro figlio va al bagno 10 volte al giorno, parlo di urina, quindi di atto del minzionare, c'è qualcosa che dovrebbe farci preoccupare, tra virgolette, nel senso prendere questo episodio, seppur sporadico, è rivolgersi immediatamente, secondo me, al pediatra, che con le opportune ovviamente indicazioni potrà tranquillizzarci, o comunque indirizzare verso determinate poi analisi da fare in futuro, e quindi scongiurare, mi riferisco ad esempio adesso nel caso del fatto di andare al bagno spesso, un diabete mellito nel bambino, potrebbe essere, o ritornando a un'intolleranza erroneamente detta della celiachia, ci possono essere delle reazioni come gonfiore spesso addominale, molto irritato il bambino, iperattivo, può essere legato anche alla celiachia purtroppo, crescita dei denti molto strana, cioè denti non pienamente formati per quanto siano da latte, o comunque ci rendiamo conto che si spezzano facilmente, o comunque ha pochi capelli, cioè ci possiamo rendere conto anche un bambino che va in età scolare, quindi anche di 5, 6 anni, 7 anni, che ha pochi capelli, ecco, quelli sono dei piccoli campanelli di allarme, soprattutto nel bambino. E in più il fatto, ripeto, di questa stitichezza spesso alternata ad episodi di diarrea forte. Ci sono delle cose che possono farci pensare. Che sono segnali importanti da poter
interpretare ovviamente con l'ausilio del medico. Bimbi che vanno a scuola, che torneranno tra i banchi in Calabria tra meno di una settimana. Lei prima diceva però anche quando il bimbo è a dieta non dobbiamo costringerlo, quindi l'idea del bimbo che va alla pausa merenda con la mela, possiamo bypassarla e introdurre qualche altra cosa oppure no? Sì, assolutamente, sì. Ci può stare ovviamente la mattina che il bambino farà la sua scorta di frutta e tutti gli altri bambini lo guarderanno come a dire sei un alieno, cosa fai? Perché purtroppo è così, nell'alimentazione infantile ci sono ancora delle piccole regole che andrebbero cambiate, però innanzitutto introdurre soprattutto da parte del genitore quegli alimenti che sono furbi e che vanno ad attivare tutte le sue energie, soprattutto il bambino che inizia la scuola ha bisogno di energie, perché comunque è passato da mesi di iperattività totale tra l'acqua, la montagna, eccetera, eccetera, il mare, a trovarsi proiettato nella realtà sistematica e quotidiana di svegliarsi presto la mattina fino all'una, alle due, rientra a casa, studio, si va a nanna, appunto a questa libertà totale. Quindi via libera secondo me al pesce azzurro immediatamente e soprattutto le sardine, perché le sardine hanno la caratteristica sia di agire immediatamente sul cervello, quindi di dare energia, e in più contengono i famosi omega 3, il selenio tantissimo, e in più contengono la riboflavina, che è fondamentale nei bambini appunto sia dall'età intorno ai 4-5 anni fino ai 9-10 anni, questa fascia di età, perché la riboflavina ha la caratteristica che se in misura assolutamente insufficiente nel bambino provoca ritardo nella crescita. Quindi anche lì, proprio perché c'è un ritardo sia fisico ma anche purtroppo mentale, ma non mentale in maniera in senso assolutamente puro del termine, ma si possono avere difficoltà d'apprendimento o comunque svogliatezza, e quindi utilizziamo questo tipo di sardine prevalentemente, stando attenti ovviamente perché sono ricchissime di sale, quindi ritorniamo al discorso dell'ipertensione. Di bilanciare anche. Esatto, esatto, o comunque dedicarci al pesce azzurro. Ritornando alla colazione, quindi io credo che a casa in molti si stiano ponendo il problema, sembra semplice dire a un bimbo mangia il pesce azzurro, più difficile è convincerlo a tavola. Una volta a settimana, due? Anche due. Anche sì, due? Sì, sì, anzi più operazione pesce, ancora più difficile allora. Possiamo anche impanarlo tranquillamente, facciamo famose pesce impanato anche al forno con un buon contorno che può essere anche la patatina fritta, ma fritta come? Fritta ad esempio nell'olio d'oliva extravergine, che ormai lo troviamo dappertutto, quindi ho anche fatta al forno la patatina, perché no? Bambino, vi posso assicurare che queste grandi modifiche di cottura non se ne assolutamente accorge. Pronto? No? Buon pomeriggio, pronto? Buonasera, senti, volevo parlare con la dottoressa, sto vedendo questo programma. Prego. Parliamone, ecco, volevo parlare con la dottoressa che è in onda. Prego. Allora, io ho un figlio che diciamo che dalla nascita è stitico. Sì. Ho fatto tutte le prove, la celiachia, tante cose, però mi hanno detto che è una stipsi funzionale. Però il bambino va al bagno, diciamo, una volta a settimana. Allora, lui è stato ricoverato a Napoli, tutto a posto, gli hanno fatto il transito intestinale, gli hanno fatto, non ricordo, altri esami, dice che è tutto a posto. Allora, il bambino aveva, quando è nato, è stato ricoverato perché aveva diarrea mucosa con filamenti di sangue. Al primo mese di vita, al secondo mese di vita, ha avuto una sepsi urinaria, dopodiché mio figlio non ha avuto più diarrea. Ma io non so, è stato in cura con lassativi per tanto tempo, per quasi 9 anni, ma adesso il bambino ha 14 anni. Io l'anno scorso glielo ho sospeso tutti questi lassativi di testa mia, perché dico non è giusto che debba prendere a vita questi lassativi. L'ho forzato pure in ospedale la Catanzaro, dove vengono quelli Chiedo scusa, bambini, anche con i lassativi suo figlio andava comunque molto
di rado al bagno o comunque vedeva che c'era un'evacuazione quotidiana? No, no, non c'era un'evacuazione quotidiana, no, non c'era. Secondo me sarebbe una cosa assolutamente ottimale provare con l'alimentazione, perché purtroppo parte tutto da lì. Sì, no, allora l'alimentazione, guarda, il bambino a priori non mangia frutta e verdura, questo non ne mangia. Non c'è verso di fargliele mangiare, non mangia yogurt. Ma non è solo quello, ci possono essere tantissimi altri cibi che stimolano appunto il rigonfiamento intestinale, ecco, per farci capire, in modo tale che il bambino comunque il ragazzo giorno dopo giorno inizia ad evacuare anche in maniera regolare. Se non c'è niente, appunto, come ha detto lei, patologie celiache, eccetera, eccetera. No, gliel'hanno fatti tutti. Sempre gli facevano tutte queste analisi, queste cose, sì. Però non ha fatto mai una coloscopia. Ecco, questo probabilmente parlando anche con il pediatra, il medico comunque di base, potrebbe essere un'ottima soluzione proprio per capire se ci sono già delle patologie particolari, come possono Infatti, essere... perché, le ripeto, vede quando c'è questo virus che c'è diarrea, vomito, sì. Lui mai ha diarrea, perché è da quando aveva 2 mesi che non ha diarrea, mo c'è 14 anni, figuratevi. Non ha mai diarrea, io non so. Sì, è strano, anche se comunque è tra virgolette rassicurante, nel senso ovviamente più preso con le pinze questo mio rassicurante, il fatto che comunque dalle analisi comunque ha girato diversi istituti, le hanno detto che si tratta già di questo tipo di disturbo funzionale. A mio avviso potrebbe provare, visto che ovviamente non conosco la storia clinica, potrebbe provare con delle cose molto naturali come può essere la senna. E si vende in erboristeria. La senna. È guarda, l'ho provato pure, sono quei cubetti che sembrano zucchero. No, 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 si vende già in foglie, cioè pronta per fare i decotti, ad esempio gli infusi, e senna, provare anche con cibi che contengono l'inulina. Che l'inulina ovviamente la troviamo anche nel pane integrale, cioè l'inulina, ma spesso ovviamente viene, essendo troppo lavorata... Non queste sono le uniche cose che mi permetto di dirle, non sapendo ovviamente la storia clinica, ma secondo me affidandosi anche ad uno specialista appunto della nutrizione, secondo me si potrebbe provare a fare anche un periodo, capire se c'è qualcosa che a lui dà fastidio. Ma specialista in che senso specialista? No, un nutrizionista appunto, nutrizionista. O comunque un dietologo, ecco, che possa comunque seguire anche per un periodo, ecco, fare la prova, visto che comunque ha introdotto farmaci comunque per una vita questo ragazzo. Sì, 9 anni, sempre lassativi, lui prendeva, come si chiama? C'è bisogno di riequilibrare, ecco, qualcosa che comunque lui è già... predisposto ovviamente ad essere bloccato tra virgolette, ma si può provare ovviamente con determinati cibi che non sono esclusivamente la frutta e la verdura a destoccare questa sua situazione. Per esempio lui certe volte andava, aveva il fecaloma, dovevamo andare in ospedale a farlo sbloccare, 2 o 3 volte l'abbiamo fatto queste cose qua. Abbiamo fatto il transito intestinale, poi quello che si mette il sondino là. Quello che si mette il sondino, un altro esame che l'abbiamo fatto a Napoli. Ho capito. Al Federico II. Non mi ricordo come si chiama questo esame. Era tutto a posto. Io non lo so cosa c'è mio figlio. A mio avviso, visto che comunque è il mio campo, nel senso mi sento di dirle provate con l'alimento, cioè è la prima cosa. Quindi, lo so, ma siccome mio figlio è duro, non vuole cose integrali, io insisto, gli ho comprato le prugne quelle secche, gli ho comprato quelli ad omogenizzato dei bambini piccoli, ma lui è stato svezzato con tutte le cose, verdure, cose, però quando è cresciuto non ne ha voluto più, non ne voleva più proprio, io non so come devo fare. Io ripeto, l'unica via è quella dell'alimentazione, non per questo lui dovrà mangiare ovviamente integrale o comunque ridurre la sua alimentazione. Ma se io per esempio, scusatemi, ci sono delle erbe, non lo so, degli elisir, degli sciroppi magari che gli posso... Però parliamo sempre, siamo sempre legati là al fatto anche del lassativo, signora, nel senso è sempre un palliativo, cioè aiuta in quel momento e poi una volta che lui lascia di nuovo il problema. Per questo io le dico, secondo me tranquillamente può provare, ecco. Ripeto, non vuol dire che fare un'alimentazione per questo suo problema
dovrà mangiare poco, comunque mangiare sempre quei pochi alimenti. Anzi, a mio avviso dovrebbe mangiare quasi il doppio di quello che fa già attualmente, ripeto, non conosco la storia. E sì, comunque... lui ha anche un altro problema, perché ha un pochino il colesterolo alto, infatti siamo stati l'alba in Gesù di Roma. Colesterolo alto possono essere tanti fattori, dall'utilizzo smodato di carboidrati, non è legato il colesterolo alto all'utilizzo di formaggi stagionati o comunque di altro. Vabbè, siccome a lui piace, no, perché a lui piacciono i formaggi, le mozzarelle, queste cose qua. Okay. Quindi diciamo che c'è una storia di mio marito, ha i trigliceridi del colesterolo alto. I familiari di mio marito sono morti per infarto, quindi diciamo che forse c'è una predisposizione. C'è una predisposizione, ma sicuramente mangiare in un determinato modo, per quanto lui sia ovviamente contrario, è l'unica ultima possibilità secondo me. Dopodiché, a 14 anni capricci, insomma, dovremmo averli archiviati. Guardate, io combatto, è da quando era piccolo che combatto. È importante che lei dialoghi bene con suo figlio, facendogli appunto capire che... Ma io dialogo, dottoressa, e dico anche cose forti, nel senso che dico ti possono venire i tumori, pure questo glielo dico, perché è giusto che lui lo sappia. Perché è così, dottoressa, sì, perché se non ho un buon funzionamento intestinale, prima o poi avrà problemi grossi. Io quello che mi sento di dirle, o può riprovare ovviamente con l'introduzione di cose naturali come la senna o, ripeto, l'inulina, vedere quale... Ma questa qua, come si utilizza questa senna? Cioè si compra in erboristeria o in farmacia? La senna. No, io consiglio in erboristeria perché è assolutamente naturale, quindi sa quello che prende. E non parliamo ovviamente di farmaco, parliamo di un'erba medicinale. Quindi, come dicevo io, per esempio per le erbe, fargli prendere delle erbe, sì, è la stessa cosa. Può provare anche, ad esempio, se lui non ha mai provato in vita sua, l'utilizzo del tè verde. Il tè verde è un ottimo lassativo, che ne dicano, mangiando in un determinato modo. Però non quello comprato che si compra nei supermercati. Sì, ad esempio per il quello. Tè verde va bene, quello si infiltri tranquillamente ovviamente. Queste sono le uniche cose, ripeto. E mo glielo compro questo, vediamo se gli piace. Va bene, dottoressa, la ringrazio. Auguri. Grazie, arrivederci. Grazie mille, grazie. Non si finisce mai di educare i figli, anche a 14 anni bisogna essere molto attenti all'alimentazione che si segue. Ritornando ai bimbi che vanno a scuola, che tornano tra i banchi e che magari fanno capricci del tipo verdura non la mangio, frutta non la mangio, sì la pasta, sì i formaggi, sì la carne e niente pesce. Possiamo, ripeto, provare sia a dare questi tipi di alimenti sotto un'altra forma, ecco, un altro aspetto del discorso che facevamo all'inizio. Anche una volta a settimana, ecco, da che niente a introdurlo una volta a settimana o concordare con il bambino che il venerdì sera io faccio il merluzzo impanato e ti faccio accostata ad un contorno di patatine, allora lui sa che quel giorno arriverà questo tipo di pietanza che, per quanto non sia gradita per lo quale a lui, comunque riusciamo faticosamente ad inserirla. E in più è importante sempre il famoso discorso dei 5 pasti al giorno, soprattutto nel bambino. Via libera, ripeto, anche ai piselli, per esempio, che quello è l'unica forse legume che il bambino riesce bene o male, lo troviamo un po' in tutto. Furbata della mamma, fare un piatto unico, ad esempio la pasta con i piselli, perché ormai, come la chiamo io, mutua integrazione, nel senso, dove non arrivano gli amminoacidi della pasta, agiscono quelli dei legumi, in questo caso dei piselli. E quindi il bambino sarà sazio, in salute, apporta le vitamine, le proteine e le fibre che gli servono in quel momento e per tutta la giornata non avrà sbalzi glicemici, come ce ne accorgiamo nel bambino che inizia ad essere irritato, nervoso, ha fame e vuole quel determinato tipo di alimento inutile. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, signora. E la dottoressa? Prego, buon pomeriggio. Senta, dottoressa, io prego abbastanza di poter parlare con una nutrizionista. Sì. Ecco. Mi dica.
Allora, dovrebbe farci la cortesia di diminuire il volume della TV, perché sennò sente l'effetto eco. Il fatto è questo, dottoressa. Sì, ho chiuso. Sì, ho chiuso. Ritorna là. E niente, dottoressa, le volevo dire che io da molti anni faccio uso di psicofarmaci. E negli ultimi 3 anni ho manifestato la secchezza alla bocca, alla gola, io faccio fatica a deglutire, faccio fatica a parlare, sto proprio male da morire. Non trovo nessun rimedio, con qualunque medico parlo. Ho detto io vediamo con un nutrizionista se mi dia qualcosa, non so, qualche alimento che mi possa aiutare ad avere la saliva, però non ce la faccio più, sono distrutta, mi creda. E lei sta attualmente ancora prendendo questi farmaci oppure comunque... Sì, li devo prendere per forza, sì. Ok. Sì. Allora, vabbè, innanzitutto alla base l'acqua. Ma io ne bevo, ma non lo so. Perfetto, allora continui comunque a bere l'acqua che comunque sta assumendo, che è una cosa già positiva, in modo tale che lei comunque elimina anche, aiuta il fegato a metabolizzare anche questi farmaci. In modo tale che non si hanno fenomeni ovviamente di tossicità poi a lungo termine. Dottoressa, però sicuramente avrò il fegato intossicato perché ho la bocca come il veleno. Allora, sicuramente ci sarà una carenza di, ritornando sempre al discorso di prima, di riboflavina, quindi di vitamina B2 o comunque della B12 che può portare questi fenomeni. La B12 lei la trova, signora, in tutti i cereali. Quindi dal riso, dall'orzo, dal farro, quello che vuole. Quindi il mio consiglio è quello di integrare almeno 3 volte a settimana l'utilizzo di queste cose al posto della pasta. Riso integrale, qualsiasi cosa a lei possa piacere. L'orzo, l'avena, il farro, cucinate come meglio crede, con i legumi. In modo tale che si integra di nuovo questa vitamina. Perché spesso viene, questi sintomi, almeno che mi ha detto lei, non conoscendola, possono essere legati a questa carenza. E in più altre cose che possono comunque aiutarla anche per il sostentamento fisico e mentale sono sicuramente l'utilizzo di frutta come la mela verde, le mandorle che aiutano tantissimo il sistema nervoso, le noci, i kiwi che sono una fonte straordinaria di omega 3 e noi non lo sappiamo. Ma come depressione io sto bene ringraziando Dio. Soltanto il problema della bocca. Della bocca allora può provare, come le ho detto prima, introduca almeno 3 volte a settimana, anche per un periodo breve, che possono essere un paio di mesi, l'utilizzo appunto costante settimanale di 3 volte di questi tipi di cereali. Il riso integrale oppure il riso originario, come meglio sia gradito ovviamente a lei. L'utilizzo di questo mi aiuta ad aiutare la saliva? Come? No, aiuta innanzitutto ad evitare questa secchezza che lei mi ha detto. La pelle, anche la pelle a livello, quindi parliamo di epidermide, inizia a sentirsi anche lei meglio e l'acqua che introduce viene assimilata meglio con l'utilizzo di questi cereali. Ha capito? In modo tale che questa secchezza teoricamente dovrebbe andarsene. Quindi non c'è qualcosa che mi possa aiutare ad avere la saliva, no? Niente. No, anche perché non conoscendola diventa difficile anche darle altri consigli oltre a questi. No, qualcosa di naturale. Qualcosa di naturale può provare anche, come ho detto prima, nel caso del ragazzino, anche l'utilizzo del tè verde con il limone in questo caso, che assolutamente non ha un fenomeno ovviamente di, non crea stipsi, anzi fa completamente l'effetto contrario. O comunque lei può provare un bicchiere di acqua calda con il limone. Oltre a riattivare gli organismi interni, idrata quasi al 100% la pelle rispetto a una crema nutriente che possiamo usare tutti i giorni. Può provare l'acqua e il limone anche. Siamo in chiusura, ringrazio la telespettatrice, dalla regia ci fanno segno di chiudere qui perché siamo andati anche oltre con i tempi. Grazie mille dottoressa Mazzuca, grazie a voi per averci seguito, grazie mille Amedeo, noi abbiamo preso appunti, siamo stati bravi e vedremo allora. Grazie, arrivederci.